a polemiche non costruttive. Sono clamorosamente insoddisfatto della risposta che ha voluto fornire il ministro Di Maio. Oggi abbiamo avuto la contezza finalmente che non è una fake news, che sono stati dati improvvidamente, sciaguratamente, inopportunamente 50 milioni di euro alla Tunisia. Il ministro Di Maio ha confermato in quest'aula gravissimamente che ai sensi di un memorandum d'intesa di 8 anni fa si è affrettato, correndo come un pazzo, avendo per la prima volta furia nella sua vita, ad erogare 21 milioni di euro alla Bolivia in questi giorni. E allora il ministro sa, o dovrebbe sapere, e temo che solo dovrebbe sapere, che il memorandum non è per nulla vincolante. Il ministro sa, o dovrebbe sapere, e temo che dovrebbe solo sapere, che non vi era alcuna scadenza. Il ministro dovrebbe sapere che oggi stiamo vivendo una tempesta, un flagello che si chiama coronavirus, che integra la causa della forza maggiore, peraltro scritta nei memorandum sottoscritti, quale causa per recedere da ogni memorandum d'intesa. Eh sì, recedere, ministro, perché noi riteniamo che quei 70 milioni dovevano rimanere in patria a difendere quei medici che voi chiamate angeli, ma che ogni giorno stendono le mascherine nelle corsie perché non hanno le mascherine. E le dirò di più, ministro, non siamo sciaguratamente, siamo preoccupati, perché dalla sua risposta intendiamo che proseguirà stolidamente, cocciutamente in questa iniziativa, continuando a erogare denaro con i fondi della cooperazione. Nei prossimi giorni il comitato congiunto, lei sa o dovrebbe sapere, e inizio a temere che lei solo dovrebbe sapere, erogherà 500 milioni di euro per i fondi della cooperazione internazionale. 500 milioni sottratti alla patria. Avete erogato 400 milioni alle famiglie indigenti, ne potevate erogare 900. Erogate miserrimi 600 euro alle partite, facendoli passare sotto le forche caudine di un click day infame, ne potevate erogare molto di più. Agli angeli, cioè ai medici, per il potenziamento sanitario avete messo 250 milioni di euro, ne potevate mettere 750 milioni di euro. E grazie, sa perché, termino dicendo solo questo, e sa perché potevate e non potete? Perché il nemico è invisibile, ma la trincea dove si combatte è visibilissima a noi, e si chiama Italia. Voi la state disertando perché sollevate ogni vessillo nazionale. Grazie, così è esaurito.